Amici della Visione all'ascolto, ci troviamo in via Marco Dogiono perché notizia di qualche giorno fa, Lecco potrebbe avere una nuova residenza universitaria, oltre a quella ufficiale del Politecnico, già presente in città, che ospita 200 studenti. La struttura che stiamo inquadrando, che è di fatto la sede, che era la sede dell'ex Politecnico, potrebbe diventare una nuova residenza universitaria, così quanto emerge insomma dalle posizioni del Comune, che vorrebbe per l'appunto partecipare ad un bando per vendere la struttura appunto qui in via Marco Dogiono per farla diventare una nuova residenza universitaria. Perché? Perché il tema del caro affitti ha toccato anche la città di Lecco, non solo le grandi città universitarie. Possiamo far vedere la struttura solo in questo modo perché appunto le transenne indicano i lavori del teleriscaldamento, ma siamo quest'oggi con una studentessa del Politecnico, Naiz, che è la presidente anche di una associazione, che è quella del Politecnico a cui fanno riferimento gli studenti internazionali. Naiz, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Tu hai vissuto come studentessa all'interno della residenza universitaria. C'è un problema degli affitti a Lecco per gli studenti? Grazie Ana, buongiorno a tutti. Sì, come dicevi, ora come ora c'è un problema molto grande alla città di Lecco, perché cioè, dopo la situazione del Covid tutti gli affitti sono aumentati, ma ora è ancora molto di più. Poi, come ti dicevo prima, non so se forse è che gli studenti che stanno venendo sono di più, oppure il fatto è che gli affitti stanno diminuendo, ma comunque i prezzi stanno aumentando. Tipo prima, quando io sono arrivata 5 anni fa, quasi 6, una camera in condivisione ti veniva a costare 250 a testa più o meno. Ora come ora una stanza singola ti viene a costare 580, che ci stiamo già parlando di prezzi a stilo Milano, e una in condivisione ti viene a costare 400 più o meno, 450. Ma le zone sono in centro Lecco? Di che stanze stiamo parlando? Guarda, non proprio in centro, cioè quelli che abbiamo cercato sono vicino alla stazione oppure a Pescarenico, che non è precisamente il centro, ma vabbè, comunque rimane sempre in città. Come ti dicevo, cioè io più o meno funziono come un'immobiliaria, perché c'è tanti studenti stranieri non sanno l'italiano, quindi un po' faccio io di traduttrice e quindi conosco più o meno il giro, quindi provo di cercare cassa per tutti. E ti giuro, ci sono persone che stanno cercando da aprile una cosa del genere e ancora non trovano. Io almeno ora come ora conosco 10 persone che ancora non trovano casa, ed è un po' un problema, perché almeno il contratto di affitto qua in residenza finisce a luglio, quindi la residenza rimane chiusa in agosto, quindi tu per forza ti devi andare ad agosto, poi se ritorni è un altro conto, ma tu in agosto devi andare. Poi anche i contratti di affitti finiscono il 31 luglio, quindi un po' è un problema, sì, esatto, anche a livello di tempistiche. Mi dicevi anche la lingua è un problema, è un tema importante. Le persone a Lecco, insomma, non sono in tante a parlare inglese. No, non tanto. Infatti sempre io provo di dare una mano, perché fortunatamente ora parlo italiano, ormai dopo 5 anni. Ma infatti il fatto di stare in residenza mi ha aiutato tanto, perché quando io sono arrivata non parlavo italiano per niente. Infatti ho conosciuto un ragazzo equatoriano italiano, è stato molto gentile con me e più o meno lui mi ha aiutato, mi ha insegnato. Poi certamente essendo più in contatto con la cultura, cioè, ho migliorato, onestamente lui è stato cruciale per aiutarmi. Io non l'avrei conosciuto, perché non siamo nemmeno dello stesso corso di studi, se non fossimo in residenza. Ecco, quanto è importante per uno studente, una studentessa che viene dall'estero soprattutto, avere un punto di appoggio che è una residenza, insomma, e non una casa privata? Perché per esempio io, che sono arrivata giovanissima, i genitori, almeno che sono dall'estero, sempre si sentono più sicuri di mandare i suoi figli a un posto che diciamo sanno che è controllato, che è sempre sotto la supervisione del Politecnico. E anche perché quando uno appena arriva non conosci i giri delle stanze private, non so nemmeno in che siti cercare, poi il problema della lingua. E quindi il fatto di avere la residenza dove almeno alcuni delle staff parlano inglese, quindi aiuta tanto.
perché loro hanno un punto di ritrovo, un punto da dove partire. Poi conoscono un sacco di persone lì in residenza, perché almeno in questa qua che abbiamo siamo tipo in 250, se non ne sbaglio. Quindi si conoscono tante persone, si fanno amicizie lì, poi loro si trasferiscono in un appartamento privato loro. Certo. Sì, è un punto che aiuta alle persone, almeno straniere, a, cioè, a trovare una comunità supporto. Chiaro, quindi insomma una nuova residenza in questo senso potrebbe aiutare molto, visto, nonostante però mi dicevi anche i costi della residenza che sono aumentati anche quelli. Sì, infatti conosco tante persone che non hanno fatto il rinnovo in residenza perché hanno aumentato i prezzi di 100 euro. Quindi ora, prima ti veniva a costare un posto in una condivisa 350, ora ti viene a costare tipo 450, se lo paghi a rate. Se lo paghi tutto l'anno, cioè intero, forse ti costa un po' di meno, ma almeno conosco persone che di solito non pagano tutto l'anno da uno solo, se no che lo pagano a rate. Certo, quindi insomma i prezzi non sono assolutamente bassi, però naturalmente avere una residenza in più, come ci stavi dicendo, è un punto importante. Chiudiamo questa diretta, ti volevo chiedere, mi dicevi sei a Lecco ormai da quasi 6 anni, quindi conosci molto bene la città, un parere da studentessa straniera, com'è questa città e dove magari si può migliorare dal punto di vista delle iniziative per i giovani? Guarda, sempre ci sono punti di vista diversi. A me piace tantissimo la città perché io vengo dal Messico, quindi le città sono molto popolate, e qua diciamo è per stare calmo, tutto tranquillo, e quindi diciamo che sei più rivolta agli studi, almeno quando sei interessato a farlo. È vero che non ci sono tante cose da fare, ma siccome hai amici dell'università e tutto, diciamo la tua vita sociale è un po' lì, sempre con i tuoi amici che vai a casa di qualcuno e tutti. Ma è vero che la provincia non ha tante iniziative, diciamo, di solito ce l'ha, ma nell'estate. Per esempio c'è l'open stage che ti avevo detto, il problema è che di solito sempre danno preferenze a, diciamo, i gruppi che sono già consolidati e che sono già del territorio, quindi diciamo noi come studenti stranieri, o un po' che non formiamo parte, anche gli italiani che non formano parte di proprio un gruppo riconosciuto, consolidato, non hanno tanto l'opportunità di iscriversi a questo open stage. Oppure Del cinema, mi dicevi anche sì, che c'è. Avevo questa idea, ma questa è stata prima il Covid, poi non si è consolidato, che c'è il cinema Palladio. Noi per esempio, che non tante persone parlano italiano, e onestamente non è che sono molto interessate, perché tanto il corso master è sempre in inglese e non hanno tante volte intenzioni di fermarsi qua in Italia a abitare, quindi non vedono la necessità di imparare l'italiano, forse qualche parola, ma non per guardarti un film. E quindi ogni volta che esce un film noi dobbiamo andare sempre a Milano, perché ci sono alcuni cinema, nemmeno tutti, alcuni cinema a Milano che fanno in inglese, anche con sottotitoli in italiano, vabbè, ma l'inglese lo capiamo. Invece qua Lecco no, quindi l'idea era di creare un cinema che una volta al mese poteva proiettare questi film in inglese, con sottotitoli in inglese, sottotitoli in italiano, ma comunque l'inglese. Così io conosco tante persone che andrebbero, perché già ci costa molto di meno a pagare 10 euro che andate in ritorno da Milano per vedere un film. Ecco, quindi la proposta, la richiesta avanzata dagli studenti e le studentesse internazionali Politecnico è magari avere qualche film sottotitolato o in inglese addirittura, insomma, nei cinema. C'è il Palladium, c'è il Cinema Aquilone, ce ne sono insomma alcuni che potrebbero magari cogliere la proposta e insomma venirvi incontro da questo punto di vista. Bene, allora grazie Naizia, che è la presidente dell'Associazione degli Studenti Internazionali Politecnico. Io chiudo la diretta qui da via Marco Doggiono, che è dove abbiamo cominciato insomma il nostro discorso, perché la sede insomma dell'ex Politecnico, quella inquadrata nelle immagini, potrebbe diventare una nuova residenza universitaria, la seconda qui a Lecco, altri 200 posti che forse arriveranno, forse prima del 2026, ma questo ancora non lo sappiamo. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, quando ce ne saranno, ve li daremo. Grazie per averci seguito, alla prossima diretta.